convince l'orso a salvarlo su questa lastra di ghiaccio nel quale è rimasto, e insomma tutto finisce a tarallucci e vino praticamente. Quindi il dodo eroe suo malgrado, simpatico, spiritoso e via, insomma queste cose. Carino. Il dodo non, insomma, pace all'anima sua, è estinto. Voce da dodo, nel senso che Una classica voce da dodo. la classica voce da dodo, vale a dire, non starei sul bambino perché sennò rischiamo di andare fuori traccia. Uomo, forse lui è veramente troppo piccolo e Sì. goffo per sembrare uomo. Trovate una vocetta, Qualcosa di più gracchiante? eccola, Ecco, ma questa è già uccelluccio. molto carina, per esempio. Ok. Eccola, bravo. Quindi, se non perché è rappresentato più volte come personaggio simpatico e abitante di un mondo che non conosciamo più, purtroppo, però ha una faccia simpatica. Taci, ascolta! Noi Dodo vivevamo felici sulla nostra bellissima isola! Sono contento di dargli voce. Non lo conosco personalmente, adesso abbiamo il pomeriggio per conoscerci un po'. Buon turno, vai! Grazie. Scusa! E vogliamo parlare di noi Dodo allora? Voi lo sapete perché ci siamo estinti? Devo dire che sì, la mia piccola personalissima oasi WWF è questo casale che con mia moglie abbiamo costruito in Umbria. Mauritius! Ah, si stava d'incanto! Rimane ad oggi forse la nostra più grande soddisfazione. Sono molto orgoglioso di essermi riuscito a ritagliare uno spazio con della terra. Ho Quei maialacci non facevano altro che mangiare le nostre uova! avuto la fortuna di crescere in campagna, di avere dei genitori e dei nonni che mi portavano nell'orto da piccolo. Quest'anno il mio primo piccolo orto l'ho fatto da solo. Ho 200 ulivi e ogni tanto prendo la macchina, vado in campagna, me li guardo, me li abbraccio e ritorno indietro. Fate uscire Argentero che mi si essicca lì dentro. Vieni fuori un attimo, dai. Bella, senti, volevo due sei a posto, ce l'hai? Vabbè, ma a Roma. Ecco, allora due sei a Dove posto. sono? Poi ci servono dei caffè, ce ne servono uno, Chi è due, cresciuto a tre nord caffè è un deck ristretto. e un deck O perché non ristretto, muori o che non c'è caffè una tempo. brioche. E un Il cornetto. Ma poi cameraman porti c'ha i quattro gorgoglioni, un caffè. cornetto, I caffè non sono quattro, un cornetto e un deck ristretto. E due io sono a posto, grazie. 1, 2, 3, WWF. L'argomento nuove generazioni è l'argomento a cui sono più sensibile, ed è il motivo per cui sono qua, ed è il motivo per cui assieme a questo cartone presenteremo anche un piccolo video prodotto da noi direttamente, ed è la direzione in cui bisogna andare, cioè sensibilizzare a quelli a cui lasceremo questo misero mondo. E sono quelli che avranno il compito di fare quello che in parte non stiamo facendo noi. Oggi è sempre più facile, soprattutto per voi giovani ragazzi, crearsi un mondo virtuale a casa. Tanti di voi probabilmente non sono mai andati in una foresta. Tanti di voi magari non sanno come sia fatta la pianta di una melanzana. Ho personale esperienza di giovani ragazzi che veramente non hanno mai toccato con mano alcune cose che mangiano, non sanno da dove arrivano, non sanno come crescono, non sanno come sono fatte le piante e non hanno mai provato il piacere di tornare stanchi da una passeggiata in mezzo alle piante, in mezzo ai boschi, in mezzo alle foreste. È vero, tutto rema contro, videogiochi, la città che cresce, che si mangia gli spazi intorno a noi,
Vi garantisco, provateci una volta. Sacrificate un sabato pomeriggio e convincete i vostri genitori o i vostri amici a fare qualcosa fuori. Andate a perdervi in qualche sentiero, in una spiaggia, in un parco, in un'oasi WWF, e quando tornate mi raccontate. Sono convinto che avrete passato una bella giornata. Qua? 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 Ho bisogno di un po' di collaborazione. Parlo nel tuo stesso interesse, sacco di pulci.